Si tratta di un signore di 71 anni, ben portato, un signore non fumatore, che nel 2011 vede una formazione cutanea a livello dell'occipoide sul torace, in regione dello sterno, viene asportato e risulta essere un melanoma nodulare. Melanoma nodulare è il terzo livello di Clark, quindi abbastanza spesso, per cui si procede con il linfonodo sentinella che risulta quello ascellare destro, viene asportato e risulta positivo, si fa lo svuotamento ascellare e a suo tempo, parliamo del 2011, non c'erano terapie attive per, in fase adiuvante per il melanoma, per cui il paziente viene solo avviato ad uno stretto follow-up. Dopo 4 anni compaiono nella regione del deltoide destra tutta una serie di nodulini, compreso alcune linfoadenopatie ascellari destra, vengono tipizzate, viene asportato un piccolo nodulino di questi, di queste neoformazioni, e risulta essere una metastasi da melanoma. Parliamo nel 2015, quando era già arrivato i risultati dello studio 020 del CheckMate 025, che aveva fatto vedere come l'ipilimumab, quindi un nuovo approccio per il melanoma metastatico, era superiore in termini di risposta al deticene, che fino ad allora, fino al 2015, era l'unico l'unico strumento, l'unica arma a disposizione per questa malattia. L'ipilimumab aveva dimostrato di controllare la malattia in un buon 20% di questi pazienti, ottenendo quello che noi abbiamo imparato a riconoscere come un plateau di lungo sopravviventi. Il paziente fa il trattamento con ipilimumab, che sono 4 fiale, ma già al secondo controllo radiologico, verso la fine del 2015, inizio 2016, si nota una progressione di questa malattia, sempre a livello della zona ascellare destra e della parete toracica destra, con un aumento del numero e delle dimensioni delle lesioni. In più compaiono anche un paio di lesioni metastatiche ripetitive a livello epatico, per cui il paziente deve iniziare un nuovo trattamento. Quindi l'ipilimumab ci aveva controllato la malattia per pochi mesi, ma non particolarmente rispondente. Il paziente aveva un melanoma BRAF mutato, per cui ha iniziato una terapia target per quella malattia, quindi con inibitore di BRAF, ma dopo solo un mese di terapia abbiamo dovuto interrompere il trattamento perché c'era stata una lieve tossicità cardiaca con un allungamento del QT che aveva appunto sconsigliato di proseguire sullo stesso trattamento. Quindi abbiamo fatto stabilizzare il paziente da un punto di vista cardiologico e dopo una nuova rivalutazione, parliamo di aprile-maggio 2016, abbiamo iniziato un trattamento con nivolumab. Questo perché nel frattempo, dal 2015 al 2016, era stato pubblicato lo studio CheckMate 067, in cui il nuovo trattamento immunoterapico, quello con appunto il nivolumab, un anti-PD-1, si è deciso appunto, ha dimostrato lo studio che rispetto all'ipilimumab riuscivamo ad aumentare non solo il tasso di risposte oggettive, ma quasi a raddoppiare il tempo di sopravvivenza, perché lo studio CheckMate 067, che metteva a confronto ipilimumab, quindi un trattamento già attivo nei confronti del tumore, con il nivolumab, con un terzo braccio addirittura di combinazione tra nivolumab e ipilimumab. Si tratta quasi di 1000 pazienti che vengono randomizzati in un rapporto 1-1-1 su questi 3 bracci, e si va a valutare sia la progression free survival sia l'overall survival. Ripeto, a differenza dello 025, che confrontava l'ipilimumab con una vecchia chemioterapia quale era il deticene, qui il trattamento viene confrontato con l'ipilimumab, che aveva già dato un risultato in un buon 20%. Ebbene, i risultati di questo 067 hanno dimostrato come il tasso di sopravvivenza raddoppiava con il nivolumab, dal 20% al 40%, e soprattutto
lanciava anche l'idea allo studio che mettere insieme le due inibizioni CTLA4 con ipilimumab e PD-L1 con il nivolumab potesse ancora di più offrire un vantaggio in termini di sopravvivenza. Comunque il nivolumab aveva dimostrato appunto di poter garantire una persona su due lungo sopravvivenze. E così il paziente, anche se aveva già fatto l'ipilimumab, anche se aveva manifestato questa lieve tossicità con l'inibitore di BRAF, ha iniziato, parliamo di maggio 2016, il trattamento con il nivolumab. Già al primo controllo, nell'estate del 2016, si nota una riduzione di molte lesioni di queste presenti sulla parete toracica destra e una scomparsa di alcune. Al secondo controllo, parliamo fine 2016, la maggior parte di queste lesioni erano completamente scomparse. Prima lesione del 2000, primo controllo del 2017, intorno a febbraio del 2017, completamente scomparse. Quella che noi definiamo una risposta completa clinica, ossia la scomparsa di tutte le lesioni cutanee, linfonodali e anche delle due lesioni epatiche. Questo è uno di quei risultati straordinari, appunto, che lo 067 ci aveva già dimostrato potersi osservare. Quindi pazienti lungo sopravviventi in cui la malattia ottiene una risposta completa. Dal nostro punto di vista di ragionamento clinico si pone però un altro problema. Paziente, parliamo di febbraio 2016, che non ha più malattia visibile. Era un melanoma metastatico e il nivolumab ha fatto scomparire tutte le metastasi. Fino a quando trattare il paziente? Questa è una domanda, un problema ancora aperto da un punto di vista oncologico, perché ci stiamo chiedendo appunto davanti ad una risposta completa fino a quando continuare. L'idea è che si sono fatti soprattutto i grossi ricercatori su questa patologia, che quindi hanno trattato pazienti in studi clinici anche da diversi anni, che dopo almeno 24 mesi, se persiste la risposta completa, ci si può pensare anche di interrompere un trattamento, ripeto, solo in caso di risposta completa e non di stabilità o di persistenza di malattia. Questo era il caso nostro, paziente che ha continuato fino a febbraio 2016, sono scomparse le lesioni, abbiamo continuato la terapia fino a marzo-aprile 2019, quindi l'anno scorso, dopodiché persistendo la risposta completa ci siamo fermati. E appunto il paziente lo stiamo seguendo ancora in follow up, è un asillo vecchietto che ormai c'ha quasi 78-79 anni, sta benissimo, è in assenza di malattia. Questa dimostrazione di come l'attivazione del driver immunologico giusto, corretto per quel tipo di malattia possa portare a risposte complete e a, tra virgolette, a guarire un paziente metastatico. Lo 067 peraltro ci aveva anche documentato un'ottima tollerabilità del trattamento, perché soltanto nello studio clinico soltanto l'8% di pazienti aveva avuto una tossicità di grado 3, di grado 4 che aveva interrotto l'interruzione del trattamento. Io posso dire, almeno nella mia esperienza clinica, che questa percentuale è ancora più bassa, anche perché con il tempo abbiamo imparato a gestire quelle poche tossicità che compaiono con trattamento con il nivolumab e a intervenire efficacemente senza interrompere il trattamento, quindi senza interrompere l'efficacia. E un ultimo punto di riflessione è che sempre lo 067 ci ha dimostrato come il trattamento con il nivolumab sia efficace in tutti i sottogruppi di pazienti giovani e anziani, pazienti BRAF wild type, BRAF mutati, pazienti con espressione di PD-L1 o negative per PD-L1, pazienti con elevati livelli di LDH o bassi livelli di LDH, quindi una popolazione oncologica che poi rispecchia, come dire, la popolazione dei pazienti che ci troviamo nella clinica tutti i giorni, quindi un farmaco che è ben tollerato ed è efficace, come dire, nella stragrande maggioranza dei nostri pazienti.